con noi questa sera qui a Bari Pomodoro, la squadra del Bari. Ecco cosa vuole il presidente, con su cui parte di chi ha cantato dal vivo l'inno. È un palco strepitoso questo, perché l'energia che arriva qui è veramente indescrivibile, quella che loro riescono a trasmettere con la loro grinta, con i loro cori, per me è straordinaria. Come viviamo questa bella serata con questo saluto davanti a tutti i tifosi di Bari? Ragazzi, io non ho appena detto, sono veramente emozionato. Quattro, mi sentite? Non riesco ad essere sereno, perché sento una responsabilità enorme, più grande di quello che ho sentito già dopo un anno. Io ritengo che questo sia l'anno zero. Abbiamo con il nostro nuovo mister Fabio Dosso iniziato un percorso. Mister, prego. Delle proprie idee, sulla voglia di fare, la voglia di mostrare a un pubblico fantastico come quello di Bari, l'intero panorama nazionale, che Fabio è cresciuto e vuole arrivare nel giusto posto che merita in questo panorama nazionale. Io vi chiedo solo di avere pazienza. Noi stiamo costruendo un gruppo nuovo. Fabio è una persona serissima, ha accettato questa sfida, e per me gli uomini che accettano le sfide e lasciano incerto per incerto
sono degli uomini eccezionali che io devo supportare e devo all'ultimo con questi devo condividere i risultati positivi e negativi. Come il campionato sarà difficilissimo, noi abbiamo sicuramente una squadra già competitiva, stiamo valutando alcuni innesti per corroborare la forza di questa squadra, ma vi dico soltanto che l'anno zero che ho detto prima è perché io ho visto con i miei occhi un gruppo che si sta costruendo attorno a una persona di qualità e con idee chiarissime per diventare un grande gruppo, una grande famiglia come io ho sempre ambito e ho sempre chiesto a tutti coloro che ho inserito nell'organico della FCP. Detto questo non mi dilungo oltre, sono veramente sconcertato, ho ancora la pelle d'oca e sicuramente domenica riprenderemo con la carica di adrenalina che già da qualche mese purtroppo non siamo riusciti più ad ottenere. Vi ringrazio a tutti e passo la parola al mister per dirvi due paroline. Un saluto collettivo. Presidente, io volevo accanto a noi, insieme al mister, anche Ciccio Brienza, qui vicino a noi. La nostra bandiera, l'esperienza e poi partirei subito dal mister. Questa prima uscita, questa accoglienza, questi primi momenti vissuti a Bari, un'impressione che sia accanto. Innanzitutto buonasera a tutti. Sarò brevissimo perché credo non ci sia bisogno di tante parole perché avete già detto tutto con la vostra presenza. Io il poco che voglio dirvi è ringraziarvi di questa accoglienza, dirvi che rappresento un gruppo di ragazzi che ha tanta voglia di voler fare bene, dirvi che proveremo a meritarci giorno dopo giorno dando anima e corpo sul campo questa vostra accoglienza che per il momento non abbiamo fatto niente per meritarci, e ringraziandovi ancora chiedo un grande sostegno, ma credo che quello non è mai mancato, quindi grazie mille di tutto quello che avete fatto stasera e aiutate tutto il possibile. Grazie mister Ciccio. Allora tieni il microfono è per te, il tuo saluto. Con la Team Cup domenica 6 agosto inizio 21:15 con il Parma, cosa vogliamo dire ai tifosi? Ma innanzitutto buonasera a tutti, ben ritrovati, è sempre una grande emozione e penso che già siano abbastanza tanti i nostri tifosi, quindi c'è poco da dire, solo che a nome della squadra penso che per noi
giocare a Bari deve essere un privilegio e onorare la vostra maglia, perché comunque siete una città importante, passionale. Però noi giorno dopo giorno stiamo cercando che questo gruppo diventi una squadra che con una sua idea comune va a giocarsi le partite contro tutti e cercare di fare sempre il massimo, dopodiché vedremo cosa riusciremo a fare. Sappiamo che sicuramente quest'anno sarà un campionato molto duro, però noi ci stiamo preparando, i ragazzi stiamo lavorando bene, abbiamo fatto un buon ritiro, quindi ci sono i presupposti per farlo. Adesso praticamente dovete rientrare perché dovete rientrare a casa, non potete fare altro, ma volevo concedervi un panzerotto e una birra qui proprio da Orlando, ma non è possibile perché mi dicono che è vietato, tassativamente vietato. Un grande saluto alla squadra e grazie a questa scenografia che ha creato Orlando e Francesco Buono, io gradirei con una base, quindi chiedo alla regia di mettermi qualcosa di energico, salutarli con una passerella e con i vostri applausi. Domenica 21:15 in campo. Grazie ancora, grazie al presidente, grazie a tutto lo staff tecnico che è stato qui con noi. Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i giornalisti che sono intervenuti questa sera, ma la serata non finisce qui.